Adesso breve spiegazione su come stendere quindi la stesura delle sibille. Allora, per una lettura passato, presente e futuro veloce, si usano 3, 6, 9 carte. Al centro si mette la carta chiave. Allora, la carta della sibilla innanzitutto va posizionata davanti al consultante, quindi in questo caso facciamo finta che sia io. Poi si può posizionare la carta chiave, che come ho detto io sono quelle che rappresentano il consultante, ad esempio, la donna bionda, okay, che rappresenta una consultante donna. E poi si procede con la stesura delle carte, dopo averle mischiate ovviamente. Si mettono tre carte a sinistra, due carte vicine alla carta chiave e altre tre carte alla nostra destra. Le prime tre carte indicano il passato. Le tre carte centrali indicano il presente e le tre carte a destra indicano il futuro. Il passato ovviamente ci serve soprattutto per capire come si è evoluta una determinata situazione, anche per vedere magari chi ha le prime volte, se veramente ci prende con questo metodo divinatorio, perché si va a avere la conferma appunto del consultante. Da qui poi si evolve al presente. È importante notare l'ultima carta del passato e la prima del presente, e poi anche l'ultima del presente e la prima del futuro. Perché è da queste ogni carta che esce vicino all'altra si creano dei ponti, quindi bisogna vedere il significato delle carte appunto vicine. Quindi ad esempio io ora ho messo le carte che sono uscite in successione, quindi sono tutte in ordine numerico quasi. Ad esempio la disputa, la consolazione e i pettegolezzi. Quindi la disputa magari indica appunto una lotta che però sfocia in una vittoria perché c'è la consolazione. I pettegolezzi possono essere magari delle maldicenze su questa vittoria. Da qui poi si evolve al letterato che può indicare comunque un uomo saggio che magari mette chiarezza in questa situazione di pettegolezzi. La donna bionda poi è appunto il consultante, quindi ci può essere un legame tra il letterato e la donna bionda. Dopo c'è la vanità, quindi potrebbe essere una donna bionda che ora appunto è un po' vanitosa, tende molto ad essere un po' materiale, a pensare a cose un po' superflue. Poi abbiamo il nemico, quindi magari questa vanità, questo essere, non so, appariscente può portare ad avere dei nemici e questo può portare ad avere una malinconia che però si risolve con l'amore. Lo sono le carte 1, 2, 3, 4, perché comunque sia le ho messe, le avevo riordinate. Questo è lo schema per farvi un po' capire come poter leggere velocemente passato, presente e futuro. Altro metodo invece, faccio tutto in diretta, è di mischiare il mazzo con in mezzo la carta della sibilla. Quindi si mette in mezzo, si mischia il mazzo, non così ovviamente, ma sto filmando con il cellulare quindi devo forza fare così, e si iniziano a sfogliare le carte una ad una, contando 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Si
Se la carta della Sibilla, che adesso non ritroverò mai, esce in una posizione con un numero pari, la risposta è sì. Se invece dovesse uscire in una posizione dispari, la risposta è no. Questo metodo serve appunto per avere una risposta veloce. Però, se la vogliamo un po' più indicativa, un po' più specifica, possiamo vedere le carte che escono prima nella posizione immediatamente precedente e subito dopo la carta della Sibilla. Quindi afflizione e amore. Quindi possiamo fare una domanda, avere la risposta sì o no e avere eventuali chiarimenti sul sì o sul no. Dalla carta precedente e da quella successiva. Altre carte che vanno controllate sono quelle che praticamente escono in posizione, che hanno la loro posizione è lo stesso numero di carta. Ad esempio, io tiro fuori tre carte, no? Inizio 1, 2 e 3. La carta in terza posizione è effettivamente la carta numero 3. Anche queste carte vanno messe da parte e valutate poi nel contesto. Quindi, ad esempio, non so, riuscirò a conquistare determinata persona perché sono innamorato o innamorata? Potrebbe uscire la risposta sì, con questa carta uscita alla terza posizione, questa uscita prima della Sibilla e questa successiva. Quindi la situazione potrebbe essere: sì, avrai dei nemici che ti porteranno in una situazione un po' di afflizione, un po' di noie, però alla fine riuscirai ad avere questo rapporto. Spero di essere stato chiaro con questa spiegazione. Altri metodi è sempre quello di mettere allora la carta della Sibilla davanti al consultante. Poi si possono fare i vari metodi che si utilizzano anche per i tarocchi, ad esempio, non so, si può utilizzare la croce, la croce celtica. Vabbè. Si possono utilizzare le tre carte e basta. Se ne possono utilizzare cinque. Ovviamente poi le Sibille sono carte chiacchierone, sono carte pettegole. Quindi volendo gli si può chiedere anche una situazione generale. E loro rispondono su anche in cinque, tre carte. Ovviamente più sono le carte e più è dettagliata. Però io comunque consiglio di arrivare a 5, massimo 7 carte, proprio ad esagerare 9, ma poi la cosa si fa molto più complicata. Io comunque consiglio il metodo 5 carte o comunque il metodo veloce sì e no. Si può anche utilizzare il metodo del ventaglio e far scegliere al consultante le carte. Ovviamente, utilizzando questo metodo consiglio quello del ventaglio, quindi del far pescare le carte al consultante, di purificarle al termine di ogni sessione di lettura, perché comunque sia entrano in contatto con altre persone, assorbono molto le energie, vanno purificate spesso. Queste carte sono anche utili per la meditazione, quindi su ogni carta si può meditare visto che hanno tantissime immagini e significati diversi, e in più si possono utilizzare anche sull'altare per propiziare o comunque a livello significativo per gli incantesimi o comunque sia per le celebrazioni. Poi
ovviamente, come vi ho detto in precedenza, si può vedere dalle carte, da questi simboli, su questo mazzo intendo, anche eventuali punti di riferimento, comunque dettagli che possono portare all'identificazione di una determinata persona o di un determinato periodo, a seconda sempre della domanda, della stesura e dalla sensibilità del cartomante, utilizziamo questo termine. Ad esempio, non so, si può intravedere il periodo di luna crescente o calante, e magari il periodo del cancro, oppure non so, della bilancia o del toro. Si può indicare attraverso i semi il colore dei capelli della persona, possiamo risalire anche magari al segno zodiacale della persona. Dipende sempre dal tipo di lettura che si fa e dalla capacità del divinante a saperle leggere. Comunque, questo è il mazzo che io amo di più. Ve lo faccio rivedere. Pubblicità occulta. Anzi, non è occulta, ma è esplicita dal negro. E questo qui. Dentro ho trovato questo libricino che è in inglese, però. Infatti è stata un po' una sola. Perché ha dei caratteri minuscoli, è molto completo, devo dire. Però purtroppo è un po' scomodo in inglese da leggere, perché ci sono anche dei termini un po' specifici in inglese che bisogna andarsi a controllare sul dizionario ogni tanto. E questo è il mazzo. Non vi faccio anche questo con l'antica sibilla italiana perché più o meno i significati sono gli stessi delle sibille. E questa è dell'edizione Lo Scarabeo. Hanno delle raffigurazioni un po' più antichizzate, sono molto belle però. E sotto ci dà direttamente il significato della carta. Una falsa amica, una vedova afflitta, grande contrarietà, ritardo di nuova che ci preme. Una bionda perfida che cerca di nuocere. E così via. È un bel mazzo, anche se sono di qualità un po' più scadente, sono molto più morbide, mentre queste della Dal Negro sono plastificate, sono veramente rigide, arrugate, mentre queste proprio quasi cartoncino. E nulla, per adesso ho finito il video sulle sibille, magari prossimamente farò un altro video su qualche altro metodo di divinazione. Ora sto imparando ad usare bene le rune. Probabilmente farò non so, il pendolino, credo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Vi farò vedere qualche metodo di divinazione con il pendolino, utilizzando anche una sorta di tavola che ho fatto io. Con il computer l'ho stampata, l'ho plastificata e la utilizzo sia come tavola Ouija e anche per avere risposte dal pendolino. Che comunque, come diceva anche Skyler, e per molti, anche io la penso un po' così, il pendolino risente anche di energie sottili, di presenze, quindi di altre entità. E spesso potrebbe non dire la verità, però se uno comunque sia ha un buon rapporto con il suo pendolino, non è detto che non riesca comunque a divinarci, anzi, io personalmente mi ci trovo molto bene, devo dire che mi dà anche dei responsi molto veritieri. Ora, che siano le mie energie sottili
far dare risposte esatte al pendolo o comunque mosso da energie esterne di altre entità, questo non lo so, però finché funziona io lo utilizzo, quindi alla fine provateci e insomma ognuno poi giudicherà dai propri risultati. E va bene, per adesso basta e al prossimo video.